Ciao ragazze, nuovo video. Non vi spaventate? Sì, non è una parrucca perché tanti pensano che io porti le parrucche. Ho fatto quel che ho fatto. Vi faccio vedere, vi faccio abituare un po' l'occhio. Nuovo video e volevo farvi vedere il mio outfit particolarissimo in occasione di questo cambio radicale di capelli, che poi non è tanto radicale in realtà, però insomma è un po' che eravate abituate, non so perché la frange è bombata, dovrebbe essere un pelino più meno bombata, eravate abituate a vedermi con i capelli neri. Sapete che io sono imprevedibile, stamattina mi è venuto il lapsus, il pirletto, il chiamatelo come vuoi, il matoto, come si può dire. Meno, diciamo più o meno che così, ma tutto vuol dire tipo quando bacchi le lune. E sono andata e ho detto voglio cambiare, però non so bene come io voglia cambiare. Alla fine sono uscita così. Allora, in realtà non pensavamo che si schiarisse così tanto decappando il mio nero. La parrucchiera in realtà era completamente convinta che insomma non si schiarissero così tanto. Allora mi dice, gli dico fammi un effetto sfumato. La prima idea era di lasciarli neri sopra e viola sotto. Poi ho detto no, dai, facciamo qualcos'altro che tanto per farli viola sono sempre in tempo. Allora abbiamo decappato tutte le lunghezze con la stagnola, c'è cioè un casino, tipo, non so, 4 ore. E alla fine sono usciti così. Per ora li teniamo così. Sono praticamente schiariti. Con la radice ovviamente scura, castana. Se notate, se ve lo faccio vedere a fronte retro, più o meno sono tipo quelli che avevo quando erano carota, insomma, quando erano arancini. Faccio vedere, fatto un po' di taglio. Spero che si veda, vabbè. Più o meno non è cambiato tanto, mi avete già visto così, non è una novità, diciamo, esagerata. Però avevo voglia di cambiare e, insomma, sono un po' imprevedibile, quindi stamattina ho marinato il lavoro e sono andata a farmi i capelli. Spero che vi piacciono. In realtà a me non dispiacciono, devo farci un pochino l'occhio perché ovviamente, cioè, fino a stamattina ero nera. Difatti ho fatto subito un cambio outfit e cambio trucco perché ero completamente diversa. Avevo su un tubino, avevo il rossetto rosso, un altro trucco. Spero che vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti. Non ditemi stai meglio così, stai meglio così. Fatemi sapere solo se vi piace o non vi piace, insomma, perché tanto io sono un po' imprevedibile, quindi se mi gira da un giorno all'altro posso cambiare repentinamente colore. Ho fatto anche la ricostruzione, ovviamente, del capello, però ha resistito anche bene, era bello sano. Adesso cercherò di farli un pochino crescere per vedere un po' cosa fare in futuro. Per ora, per un pochino, finché non mi stufo, li tengo così, ma poco, perché in realtà adesso che abbiamo la tela chiara posso sbizzarrirmi. Spero che vi piaccia, faccio vedere anche l'outfit che ho messo per inaugurare questo nuovo look capelli. Oh, che così tra l'altro non ho mai avuto, anche se in realtà nel video sembrano molto simili a quando li avevo arancini, però sono un pochino diversi in realtà, non sono proprio così dal vivo. E niente, ho messo questa tutina qua nera di Zara, molto particolare. Sul fondo è fatta così. E le mie pump, non so come farvelo vedere. Dovrei mettermi in un'altra zona. Ho messo la camera, ma non è una buona idea. Non ho molto movimento. Voglio tornare in cucina a farvelo vedere meglio per farvi proprio capire l'outfit. È molto carina questa tuta qui, un po' particolare. Ci stava per inaugurare questo nuovo look. Allora, vediamo se qua riesco a farvela vedere. Ha il pantalone nero e il corpetto sopra così. Sì, non è particolarmente snellente perché c'è addosso tutto l'uncinetto del mondo, quindi un pochino tende ad ingrassare, però chi se ne frega, cioè a me non era proprio l'ultima cosa che mi interessa quella. E sono in fondo è molto simpatico, fatto così ho deciso di mettere queste pump nere in eco coccodrillo che ho preso da Primark. Sono le scarpe da battaglia per me, queste décolleté qua di Primark, perché veramente le uso tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo. Ciao!